Bitonto ha ricordato un figlio della sua terra, il poliziotto 24enne Michele Tatulli, scomparso tragicamente 40 anni fa a causa di un attentato a Milano, dove era in servizio, poi rivendicato dalle Brigate Rosse. Un ragazzo buono che, come tanti coetanei di quegli anni, decise di indossare la divisa per servire lo Stato. All'interno dell'atrio del commissariato di pubblica sicurezza di Bitonto, nello storico Palazzo Ventafrida, le massime autorità militari, religiose e civili e i parenti di Michele lo hanno ricordato scoprendo una stele. Io credo che bisogna consolidare quel valore dell'esempio. Chi ha incarichi pubblici, ha il dovere di operare con disciplina e onore. Sono valori etici, immensi, che a mio parere dovrebbero caratterizzare la vita di ognuno di noi, non solo di coloro i quali hanno incarichi pubblici. Un ricordo terribile, soprattutto per i parenti che l'avevano visto tornare pochi giorni prima in città per le festività natalizie. Alle 8:15 di quella mattina, Michele Tatulli era in servizio di perlustrazione in borghese con un'autocivetta per fabbriche e scuole nella parte sud di Milano, assieme ad altri due colleghi, Rocco Santoro e Antonio Cestari. All'improvviso vengono speronati da una 128 bianca e i brigatisti Nicolò De Maria, Barbara Balzerani, Mario Moretti e Nicola Gian Nicola sparano rivendicando l'atto come benvenuto al generale dalla chiesa appena giunto a Milano. Mio fratello amava la vita, aveva 24 anni, era gioioso e amava comunque la divisa l'amava davvero. Quando sentiva mio padre raccontare di quello che aveva vissuto durante la guerra, lui diceva: dobbiamo essere tutti forti, dobbiamo sconfiggere le persone che ci vogliono male. Invece il male ha preso la sua vita. Esempio di Michele, la sua volontà, il suo orgoglio di appartenere alla Polizia di Stato deve essere uno sprone per le nuove generazioni, ma anche per le nuove generazioni della Polizia di Stato, per i giovani della Polizia di Stato che in questo momento tantissimi stanno entrando nei nostri ranghi. La manifestazione si è poi spostata all'interno del Teatro Traetta, dove è stata ricordata la figura di Michele Tatulli nell'ambito di un dibattito legato al contesto storico nel quale è maturato l'attentato di cui è stato vittima, ma anche per sottolineare come è vissuto. Noi vorremmo ricordare anche come è vissuto, oltre che come è morto. Oggi, ovviamente, molti ricorderanno che era a presidio di una scuola. I ragazzi hanno potuto comprendere meglio la vicenda grazie al contributo del procuratore aggiunto della DDA Francesco Giannella, al dirigente della Digos Michele De Tullio, al sindaco Abbaticchio e all'arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto, Monsignor Francesco Cacucci. È importante la memoria. Per conservare la fedeltà a quei valori per cui delle persone si sono sacrificate e per guardare al futuro. Quindi direi memoria, fedeltà, profezia.